Justice reigns from above. Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Overwatch 2 con una partita arcade sulla mappa Colosseo. E noi prenderemo un DPS perché chi se ne frega. E quasi quasi farei partire il toto scommesse sul numero di tank che avremo in squadra, che è stranamente basso, perché a quanto pare forse al massimo sono due. Attenzione, tutti hanno preso un altro healer. Attenzione tutti, potrebbe succedere che giochiamo una partita senza tank. Attenzione tutti, Elaine, non lasciarci sulle spine, scegli. Forza, forza, forza. Dai che siamo qui, la tensione si taglia con un grassino diva. Porca miseria, niente, un tank ce l'abbiamo. Sarebbe interessante in realtà provare, non ho ancora provato a giocare una partita senza tank in Overwatch 2. Deve essere la cosa più sbilanciata della vita, perché i tank sono rotti. Cioè in questo momento i tank sono rotti, quindi giocare senza deve essere molto difficile. Però sarebbe interessante provare e vedere cosa succede. Uomo fluttuante, ciao. Si diverte a tirarmi i calcetti mentre io suono la mia razzo chitarra, vedi? Sei solo invidioso? Perché come mi fa sempre notare qualcuno, tu fluttui grazie ai fagioli mentre io ho un propulsore sulla schiena. Sei invidioso del mio propulsore, ammettilo. La verità è questa. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, hanno nerfato Farah. Cioè, io non ho letto le patch. Io ammetto che ho fatto un errore passando da Overwatch 1 a Overwatch 2. Non ho letto le patch note, quindi non so di preciso. Siamo morti per sempre. Fermi tutti. Siamo vivi? Siamo vivi. Dicevo, non so di preciso cosa hanno nerfato e cosa hanno buffato, ma Farah sicuramente è stata nerfata per il semplice motivo che volare è diventato terribile. Terribile. E per un personaggio che vola, volare dovrebbe essere bello. In realtà non è così. Infatti, se vedete, siamo sempre a terra e questa diva guarda come fa la spavalda, perché sa che noi possiamo morire perché lei vola più di noi potenzialmente. Incredibile questa cosa, ma è così. Quindi devo riprenderci la mano un pochino. Mentre ho sparato a caso nella massa senza effettivamente uccidere nessuno, tutta la mia squadra è morta. Bene, bene, buono. Chi è rimasto? Limpo? Chi lo sa? Un Reaper? Forse no, forse è una baby diva che è morta malissimo. Bene, possiamo raggrupparci e riapprovare per favore? Perché siamo partiti proprio male. Ma male, male, male. Dai, c'è una Sojourn che anche lei fa la prepotente, perché tanto sa che pure lei può volare più di me. E quindi questo è un problema. Sojourn, ti prego, ok. Grazie, Zeniatto. Guarda questa diva, non va bene. Non è un buon segnale quando le dive si sentono di volarti in faccia così. Non è per nulla un buon segnale. Anche quel Junkrat che cerca di spararmi con le sue bombette non va bene però. Scusate, ho avuto un piccolo calo di tono perché temevo di atterrare sulle granate di Junkrat. È andata bene che avevamo un pelino di carburante e ci siamo tenuti su, però era la fine. C'era proprio il funghetto atomico con pezzettini di Farah che volavano da tutte le parti se non riuscivo a tenermi su. È andata molto bene così. Ok, ce l'abbiamo fatta, ci siamo ripresi, serie di 5. Iniziano ad arrivare le cose. Ma il danno c'è, ma in realtà il danno c'è perché sto sparando a muzzo della massa. E quindi per forza il danno c'è. Junkrat, dove è finito? L'ho perso. Eccolo, l'ho sentito. Ho sentito i piedini, rimbalzini. Aia, mamma, non mi sparare. Io ti voglio tanto bene, mamma, non mi sparare. Che miseria. Questo Rodog riusciamo a spaccargli tutta la faccia o ci facciamo rampinare come gli imbecilli? Siamo in grado di evitare il rampino, ma purtroppo siamo morti male perché ci ha sparato in della faccia. Guarda questo Reaper, perfetto, hanno sparato in della faccia pure a lui. Bene, bene, bene. Cos'è che dicevo giusto un secondo fa? Ehi, ci siamo ripresi, stiamo andando meglio. Perché non sto mai zitto io nella vita? Abbiamo la pioggia di giustizia, la pioggizia, e la spariamo tutta nella faccia di Rodog e siamo morti di nuovo. Guarda questa con 8 HP! Ma porca miseria questa qui! Qualcuno può ucciderla per favore? No, perché non è possibile che quella viva con 8 HP. Adesso è contro natura. Nessuno l'ha uccisa, però è ancora viva con 8 HP quella lì. Sì, ci penso io. Dov'è? Sojourn? Sei ancora viva, Sojourn? Sì che sei ancora viva, guardati. Vieni, vieni, però sei curata, giustamente. Spacco la faccia a tutti. Onko, vieni qui. Guarda te, doppietta, vai con la tripletta. Dai che arriva la tripletta, dove va quello lì? Ecco che è arrivata la tripletta, vedi? Fatta.
Brava Messi, così si fa. Spingete tutto il robotto. Mi piace come la voce ci dica sempre sei vicino alla vittoria quando in realtà manca un sacco. Però a noi va bene così, perché adesso uccidiamo Mercio. E visto che loro hanno due tank, adesso sono senza healer, in teoria, giusto? No, c'è anche Ana, è vero, dannazione. Però c'è un healer in meno. Però abbiamo un'altra pioggia di giustizia e gliela spariamo così a tradimento, perché non se l'aspettano. Non se l'aspettano e siamo morti. Ci ha sparato Soldier di nuovo. Però ce ne siamo portati tre, quindi va bene. Cioè, si sa che quando si preme Q con Farah si accetta la morte. Si cerca solo di portare il maggior numero di gente con sé. Però va bene, dai. Ora, questa ruota che sta facendo i chilometri, a quanto pare, ha preso uno Zenyatta. Ok, va bene così. Cioè, mi dispiace per lui, ma non ha preso me, quindi va bene così. Siamo in 4 contro 5, quindi vediamo se riusciamo a bilanciare la situazione. Non ho buttato giù nessuno, che tristezza. Non ho manco ucciso quel tizio lì. Va bene, è buono. Arca miseria, eccola, Mercio. Brava, brava Kiriko. Ehi, ma scappano col nostro robottone. Aspetta. Vai via tu. Aspetta, io devo uccidere quello lì. Ok, fermare il robottone. Ciao Zenyatta. Aiutami Zenyatta. Non poteva fare molto effettivamente. Mi ha rampinato male. Sto morendo troppo, ragazzi. Non va bene. Sto morendo veramente troppo. Stiamo vincendo, ma di poco. Non va bene che io muoia così tanto. Devo morire di meno. Questo è un problema per me. Non sono abituata a crepare così tanto con Farah. Di solito vado molto meglio. Anche Zenyatta sta crepando un sacco purello. Spara, spara. Cacchio. Lui non morirà mai più adesso, figurati. Niente. Vieni via, Reaper. Vieni via. Ritirati. Porca miseria, ti sto dando tutto il fuoco di copertura della vita. E niente, andiamo a morire. Vabbè, capito. Sì, va bene, hai preso il robottone. Ma siamo contro una cosa che non morirà mai con una Mercy nel sedere così. Cioè, non la uccideremo mai questa cosa qui. Si cura e la cura, non ce la faremo mai. È inutile. E niente, questo è quello che si ottiene cercando di supportare i compagni. Vedi, la morte. Però sparando nel panzone immortale di Rodog abbiamo caricato la terza ultra nel giro di 30 secondi pratici utili. Guarda che bello. C'è un piccolo lato positivo in tutta questa morte, che stiamo facendo anche uccisioni. La cosa triste è che entriamo, uccidiamo e crepiamo. Entriamo, uccidiamo e crepiamo. È bruttissima come cosa, però è così. Stiamo anche ricevendo pochissime cure, ma il problema è che gli healer sono anche appena morti di nuovo. Cioè, arriviamo sempre sul punto e gli healer muoiono. Qui dobbiamo raggrupparci, ecco, sono morti tipo tutti. Dobbiamo raggrupparci e cercare di attaccare tutti insieme. Se riusciamo, adesso noi portiamo via tutto da questa situazione. Grazie, Kiriko. Grazie. Ok. Provo a tenerli lontano mentre aspetto che torni il tank. Brava, Kiriko. Adesso se riusciamo ci mettiamo lì sopra e iniziamo a sparare razzi come se non ci fosse un domani. Robottone, leva il chiulo da davanti al mio lanciarazzi, grazie. Uccidi mille. Dai. L'ho provato. Ho sperato che Kiriko mi tirasse una boccettina di immunità per qualche istante. Non l'ha fatto. Va bene, magari era distratta. No, hai ragione Farah, non parliamone. Questa cosa non è mai successa. Ma i miei healer... Io non voglio fare il maledetto DPS che dà la colpa ai support, ma i miei support rispetto agli avversari sono leggermente sottotono. Soprattutto Kiriko, che dovrebbe essere il support di punta, sta facendo un po' caccare, però dettagli. Ehi, uccidi quello lì. E niente, si è salvato. Gli ha sparato un nanobus nel sedere, porca miseria. Ana, vieni qua. Ana, vieni qua. Ana. E niente. Va bene, mi sono rotta le balle. Adesso ci mettiamo da lontano con un grosso fucile di precisione e spariamo da un punto sicuro, perché mi sono rotta le balle di morire così tanto. Sì, miriamo a devastare tutti, però con una certa distanza di sicurezza tra noi e la morte, ecco, se è possibile. Ora ci hanno fregato il robottone, là c'è un Rodogo che io non ucciderò mai. Magari quella lì? No, è andata via, ok, vabbè. Carichiamo la ultra tanto. Gente, ci stanno portando via il robottone però, cioè siete tutti qui e ci portano via il robottone. Dovremmo fare qualcosa di produttivo noi, abbiamo perso lo spawn, vedi? Porca miseria, vieni fuori da lì e niente. Qualcuno mi cura, ho visto passare Kiriko ma... Ciao Kiriko, grazie Zenyatta, gentilissimo amico mio. Vediamo se riusciamo a fermarli. Aspetta, quella lì la prendo, è mia. No.
qualcuno sta arrivando sparando con la pistoletta. Fortunatamente Zeniata ci ha messo un tappo alla pistoletta. Ora lo usiamo pure da distrazione. Wata! Dall'alto, così, vedi? Grazie, Zen. Che bello, Zeniata mi sta simpatico. Lui si sta impegnando, poverino, a cercare di supportare la squadra. Lì c'è un Rodog, attenzione. Ma nessuno lo caca, vedi? Lo lasciano sempre tutti da solo. E questa è la fine di Zeniata. Non è che ci si può fare molto. Anche perché il problema è che io e Zeniata siamo bene o male sempre intorno a sto maledetto robottone, mentre gli altri sono in giro a fare incredibili missioni solitarie, non si sa per quale motivo. E noi moriamo sempre come gli imbecilli qua sul robottone. Aiuto! Aiuto! Curatemi! Sono morti tutti, che cosa vuoi che curino? Aiuto! Aiuto! Mi curo da sola, ma che meglio, aspetta. Come sono viva non ne ho idea. Ok. Però adesso voglio vedere come esco da sta situazione io, perché sono completamente dietro alle linee nemiche. Ehi! No! Niente, questa non l'ho presa. Dannazione! Quasi! Ah, scappa! Aiuto! Curatemi! Curatemi! Ero fuori posizione, ci sta. Mi piace come io abbia preso Widowmaker per star lontano e sono sempre in mezzo alle balle di tutti, porca miseria, non è possibile. Come sono finita in questa situazione? Perché stavo spingendo il robottone. Non è un problema mio, va bene? Il robottone non è un problema mio. Io uccido dalla distanza. Nuovo piano. Basta, io là non ci vado. Allora. Corrono, corrono. Guarda questa che si è messa a fare la flanker. Porca miseria, volevi, maledetta tu. Più mira di te, fortunatamente. Ora, quella Mercy lì. Figurati se riesco a prendere quella Mercy lì. Figurati, Rodok che basso. Ok, vieni qui, Mercio. Niente, no, non la prenderò mai. Uccidiamo quello. Ok, quella gente lì. No, bisogna far fuori Mercy, se no non ce la caviamo più. Non la prenderò mai però in Ultra Mercy io. Dai. Come non l'ho presa? Bugia. Non ci credo. Mary per l'ha uccisa, ok. Mamma mia, c'è Zeniata che ha un quarto di HP, poverino, stava crepando di nuovo. Povero Zenny, però lui lo apprezzo, lui ci ha provato veramente a fare l'healer serio. PioTG, premi Q per morire? No, noi non facciamo le PioTG grazie alle ultra, noi spariamo un nemico alla volta e li uccidiamo tutti, perché siamo fichi. E un pelino megalomani, ma fa niente. Il video di oggi termina qui, principalmente abbiamo giocato Pharah in questa partita perché Widowmaker l'abbiamo usata un pochino alla fine perché mi sono rotta di crepare sinceramente. E in linea di massima Widowmaker non è stata cambiata, se hai mira uccidi, se non hai mira sei inutile. Noi risiediamo più o meno nel mezzo e quindi questa cosa ci va bene, siamo piuttosto utili anche se non siamo dei campioni di Widowmaker. Però quello che vorrei far notare è Pharah. Cioè Pharah, essendo una giocatrice di Pharah e avendola usata parecchio nel primo titolo, mi sono accorta da subito che c'era qualcosa che non andava, ovvero si fa fatica a volare. Che è triste con un personaggio volante far fatica a volare. Tra l'altro un altro fastidio con un personaggio volante è quello che quando tu usi l'abilità per spararti nel cielo, sbatti con la testa su un muro invisibile, su un soffitto invisibile. In cielo, cioè mi starebbe bene all'interno degli edifici, ma quando sei all'aperto tu volare e sbattere la testa con un personaggio volante è una cosa frustrante alla follia. Quindi io spero che diano un'occhiata a Pharah, perché è ancora incisiva, è ancora utile. L'unico problema che ha questo personaggio personalmente è il volo, cioè il lato volante di Pharah è stato rovinato per quanto mi riguarda tantissimo. Infatti nelle partite successive a queste mi sono trovata sempre più spesso a giocarla da terra e ad essere molto più incisiva che quando volo, ed è terribile questa cosa, ripeto, è terribile. Spero che ci guardino in questo personaggio. Comunque, il video di oggi termina qui. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.